Diocleziano affrontò il problema dell'efficienza e della stabilità del governo imperiale realizzando nel 293 un'importante riforma, la tetrarchia, dal greco tetra, quattro, e archè, potere, dunque governo, potere dei quattro. Il governo dell'impero fu inizialmente diviso tra due imperatori, Diocleziano e Massimiano, suo fedele luogotenente, imperatori che presero il titolo di Augusti e posero le loro sedi rispettivamente a Milano in Occidente e a Nicomedia in Oriente. Le due nuove capitali avevano una posizione strategica migliore di Roma perché erano vicine alle zone di confine soggette al rischio di invasione. Il governo a due o diarchia fu formalizzato ufficialmente in un incontro tra i due imperatori a Milano. Roma rimase la capitale morale dell'impero e conservò il suo prestigio, ma era ormai lontana dai centri del potere. Qualche anno più tardi la diarchia si trasformò in tetrarchia, o governo dei quattro. Diocleziano nominò due vice imperatori che presero il titolo di Cesari, Galerio e Costanzo Cloro, adottati rispettivamente dallo stesso Diocleziano e da Massimiano. Costoro erano destinati, in prospettiva futura, a succedere ai due Augusti. Diocleziano, che controllava la parte orientale dell'impero, proclamò Cesare Galerio e gli affidò le province balcaniche e danubiane, l'Europa dell'Est. Massimiano, l'altro Augusto che governava la parte occidentale dell'impero, nominò Cesare suo genero, Costanzo Cloro, e gli affidò la Gallia e la Britannia. Il sistema prevedeva anche le modalità della successione. Alla morte o all'abdicazione di un Augusto, infatti, il suo Cesare sarebbe diventato Augusto e avrebbe nominato un nuovo Cesare e così via. La riforma aveva lo scopo principale di sottrarre la nomina imperiale all'esercito e di porre fine alle guerre civili per la conquista del potere. Questa riorganizzazione dell'impero mirava a garantire, oltre alla stabilità politica, anche quella dei confini. Diocleziano aveva capito che lo Stato romano era troppo vasto e indifendibile dagli attacchi esterni che avvenivano contemporaneamente su più fronti. La decentrazione del potere poteva garantire una migliore difesa. La riforma, inoltre, rendeva più efficace l'amministrazione dello Stato, per esempio la riscossione delle tasse. Questa distribuzione dei compiti e dei ruoli, tuttavia, non corrispondeva a una vera e propria divisione dell'impero, poiché il supremo potere spettava sempre a Diocleziano. Nei primi due secoli dell'impero, l'autorità imperiale era controbilanciata in un delicato sistema di equilibri dal Senato e dall'Esercito. Con Diocleziano si passa invece a una monarchia di tipo assoluto. L'imperatore concentra su di sé tutti i poteri, emette editti con valore di legge, detiene il potere militare e giudiziario, nomina i governatori delle province. Il Senato assume così un ruolo semplicemente rappresentativo.